Contagi in picchiata, Marche ad un passo dalla zona bianca. Biodigestore, si allunga il coro di no all'impianto. Fano alza il sipario sul nono Passaggi Festival. Pentathlon, dopo 20 anni una pesarese approda in nazionale. Giovedì 17 giugno, buona serata, benvenuti al nostro Rossini News. Rossini News che si apre questa sera con delle notizie molto positive riguardanti il coronavirus nel nostro territorio. Giunti alla terza settimana trascorsa, infatti sotto i 50 casi di contagio al Covid-19 ogni 100.000 abitanti, le Marche sono ormai in procinto di passare da zona gialla a zona bianca a partire da lunedì. Domani il provvedimento dovrebbe essere ufficializzato, come vi spieghiamo in questo nostro primo servizio. Dal 21 giugno anche le Marche passeranno da zona gialla a zona bianca. E questa l'indicazione che arriva dal monitoraggio regionale sul Covid-19, che per la terza settimana consecutiva colloca le Marche fra quelle regioni con una incidenza al contagio inferiore ai 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Un requisito che apre le porte al passaggio dal giallo al bianco. 2 settimane fa la regione contava un'incidenza di 30 casi, la settimana scorsa si è andata sotto i 20 casi e i dati degli ultimi giorni proseguono la decrescita. È attesa per venerdì l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che colorerà di bianco le Marche, così come tutte le altre regioni d'Italia rimaste in giallo, ad eccezione della Valle d'Aosta, che potrebbe tardare di un'altra settimana. In zona bianca decadono gran parte delle restrizioni, a cominciare dal coprifuoco, che peraltro da lunedì 21 giugno sarebbe stato abolito anche in zona gialla. Non ci sarà più limite al numero di persone che si possono ospitare a casa, così come al ristorante e al bar non ci sarà limite al numero di commensali nelle tavolate all'esterno. Resta invece fissato a 6 il numero di persone che nei ristoranti al chiuso possono sedersi allo stesso tavolo. Rimangono invece regole ferree quelle che prevedono l'obbligo di mascherina e l'attenzione rigorosa al distanziamento. La provincia di Pesaro Urbino viaggia verso la zona bianca spinta da una velocità di vaccinazione che si è allargata anche a nuovi punti di somministrazione, come quelli sui luoghi di lavoro, con Marche Multiservizi e Rivacold che in settimana sono state le prime aziende attivatesi come hub per i dipendenti. Entro la fine del mese arriveranno invece anche i vaccini in farmacia. 125 quelle che hanno aderito nelle Marche. A Pesaro ci si comincerà a vaccinare in farmacia dal 28 di giugno. E anche oggi i casi in regione sono risultati ridotti ai minimi storici, con appena l'1,8% di tamponi positivi al contagio. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.265 tamponi, di cui 1.185 nel percorso nuove diagnosi. I casi positivi sono 21, di cui 5 nella provincia di Pesaro Urbino. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 2 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Ed ora si comincia anche a ragionare sul futuro della sanità regionale post pandemia. Questo pomeriggio a Sasso Corvaro infatti si è tenuto il primo incontro di un ciclo itinerante di appuntamenti programmato dal governatore Francesco Acquaroli e dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. L'amministrazione intende infatti ascoltare le necessità specifiche dei territori per stilare un nuovo riassetto socio-sanitario regionale. Sono tante le voci del territorio che continuano ad esprimere contrarietà al progetto del biodigestore che Green Factory di Marche Multiservizi ha programmato di realizzare al confine fra i comuni di Vallefoglia e Tavuglia. Un coro di pareri negativi sono stati espressi dai tanti cittadini presenti all'incontro pubblico di lunedì sera a Padiglione di Tavuglia. Un coro al quale si accodano i pareri di Carla Nicolini e Cristina Cannas, esponenti del centrodestra dei due comuni interessati.
serata che si è svolta lunedì sera doveva essere sì l'illustrazione di questo nuovo impianto che, al quale non abbiamo nulla da criticare, perché sinceramente può essere un impianto all'avanguardia, con tutto il rispetto anche per chi l'ha progettato. E il nostro dubbio rimane solo il sovradimensionamento di questo impianto, che è alquanto esagerato per il fabbisogno provinciale. Abbiamo sempre ribadito che bisognerebbe costruire sul già costruito, come indicazioni comunque da legge regionale, e stessa cosa di pensare a piccoli impianti dislocati su tutto il territorio. Anche queste sono indicazioni che ci vengono date dalla Regione Marche. Il confronto, purtroppo, chiesto più volte all'amministrazione, non c'è mai stato. È uscita fuori una serata, diciamo, molto movimentata, ma do piena ragione ai partecipanti, in quanto non c'è mai stato, purtroppo. Si trova adesso in questo momento la scusa della pandemia, ma se questo progetto viene presentato in un comune confinante, non proprio anche nel tuo che sei interessato, qualcosa ci fa sospettare che i confronti non si vogliano. E nessuno è arrivato lì con l'arroganza di essere, di buttarla, diciamo, in chatarra, diciamolo così. Erano lì le persone per esprimere i dubbi e le perplessità, più che vedere l'impianto per se stesso, perché non è mai stata fatta un'informazione leale da parte delle amministrazioni di Vallefoglia, e tuttora l'amministrazione si sta nascondendo, visto che nelle prime file delle persone invitate in quella serata vi erano posti riservati e erano presenti il sindaco d'Urbino, il quale aveva detto, ha già detto no a quell'impianto in precedenza, il sindaco di San Lorenzo in Campo è venuto da lontano per partecipare a questo incontro, due consiglieri regionali, un altro, ai altri sindaci comunque erano presenti. La cosa strana, ci pare tanto strana, che non sia stato presente il sindaco di Vallefoglia. C'era però un delegato, bisogna dirlo, un assessore che comunque sia non ha nemmeno il mandato per ricoprire questa qualità, questo incarico in pratica, perché c'è un altro assessore che si occupa di ambiente. Dopo l'assemblea padiglione, il sindaco ha affermato che la gente si è spaventata a causa delle informazioni fuori luogo di non meglio identificati consiglieri comunali, attribuendo quindi a questi consiglieri non meglio identificati il fallimento della serata, che certamente era, diciamo, preconfezionata per essere uguale all'illustrazione a porte chiuse a cui noi consiglieri comunali di Tavuglia avevamo già avuto l'onore di assistere lo scorso 31 di maggio. Ecco, la verità è che i fischi e le contestazioni li ha presi, incassandoli peraltro molto male, perché i cittadini giudicano la sua ambiguità, allorquando, mentre si dichiara contraria all'impianto, lo va inspiegabilmente promuovendo. Lei mente, perché nessun consigliere ha spaventato i cittadini dicendo cose che non sono vere. E lei mente quando dice che a Tavuglia si è deliberato contro il biodigestore grazie ad una mozione della maggioranza. E lo comprovano gli atti ufficiali al protocollo. La loro mozione era successiva a quella presentata da me e dalla collega Roberta Di Stefani. La nostra la impegnava a opporsi fermamente al biodigestore in qualunque sede, in tutti i modi. E ci avevano chiesto di ritirarla, invertendo l'ordine del giorno in modo che la loro fosse discussa per prima, e così è stato. Ma la loro ovviamente non conteneva le stesse implicazioni di impegno a opporsi al progetto, e sono state votate tutte e due all'unanimità, quindi con il suo stesso voto. La verità è anche che lei quelle delibere le ha disattese, non presentando entro il 2 di gennaio alcuna osservazione all'ente provincia, ma essendosi degnata solo in data 5 di febbraio di inviare un contributo istruttorio con la preghiera di valutazione di altri siti. E la verità è che a Tavuglia solo io e la collega Di Stefani, appunto, abbiamo presentato delle osservazioni chiedendo la completa bocciatura del progetto per una serie di motivazioni tecniche e politiche. Ed ora ci spostiamo a Fano, perché è stata inaugurata questa mattina in zona Arzilla la vasca di accumulo realizzata da Aset Spa. Il nuovo impianto raccoglierà l'acqua piovana e la trasferirà al depuratore, evitando che possa defluire in mare e quindi salvaguardando così ambiente e turismo. Vediamo il servizio di Simone Celli.
Mare inquinato? Soltanto un brutto ricordo. O perlomeno è questo l'obiettivo del nuovo impianto inaugurato questa mattina a Fano, parte integrante del progetto Water Care. Si tratta di una vasca di accumulo capace di raccogliere le acque reflue, di trasferirle al depuratore e di scongiurare quindi per le spiagge di Arzilla e Lido eventuali divieti di balneazione. È una vasca di accumulo di 1600 metri cubi. Quando qui c'è il problema delle fogne miste, quindi quando ci sono queste cosiddette bombe d'acqua, le prime precipitazioni, tutta l'acqua viene inviata al mare direttamente. Invece d'ora in avanti non sarà più così. Perché? Perché viene accumulata all'interno di questa megavasca, da questa megavasca starà in decantazione per 24 ore all'incirca e poi verrà tramite quel tubo che vedete portata nella rete fognaria e quindi andrà ad essere regolarmente depurata nel depuratore di Ponte Metauro. Dopodiché, una volta svuotata, c'è un impianto completamente automatico che svuoterà dai residui, che potrebbero essere il braccino, qualsiasi cosa che può venire giù con le acque, e praticamente ripulirà completamente l'aria, la parte sottostante. Quindi attutisce, anzi elimina tutto quello che è la prima pioggia, che è una pioggia particolarmente insidiosa in quanto ci sono tracce di idrocarburi, ci sono tracce di oli, ci sono tracce di tutti quegli elementi che possono in qualche modo compromettere la qualità delle acque. Questa alla fine sarà un'area verde inerbita, chiaramente chiusa perché dal punto di vista operativo è soggetta ad eventuali operazioni e quant'altro, però comunque un notevole miglioramento. È un progetto di rilevanza europea, ideato per difendere l'ecosistema marino, ma anche per tutelare chi il mare lo vive e lo frequenta. Il progetto Water Care, lo dice il nome, è curare le acque. Il nostro progetto ha come scopo la qualità delle acque di balneazione, quindi rendere sicuri i bagnanti che vengono al mare durante il periodo estivo. È un progetto che include le due sponde, l'Italia e la Croazia, perché è un interreg europeo, quindi un progetto con fondi europei che coinvolge 10 istituzioni, 5 italiane e 5 croate. Lavoriamo oltre che su Fano anche su Pescara e sull'altra sponda lavoriamo su Pola, Spalato e Dubrovnik. Lo scopo è quello di monitorare i corsi d'acqua e creare delle infrastrutture. Fano è il progetto pilota, dove noi abbiamo monitorato i due anni passati, 2019-2020, senza vasca. Quest'anno faremo il monitoraggio con la vasca, quindi andremo a raccogliere i risultati di un impianto come questo, che migliorerà notevolmente la qualità delle acque che scorrono sull'Arzilla, arrivano in mare e mettere in sicurezza i bagnanti. Oggi è una grande giornata perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ancora una volta Fano dimostra di essere avanti, innovativa e coraggiosa. Questo impianto che oggi abbiamo inaugurato, questa vasca, è un impianto fortemente innovativo. Nella nostra regione non ce n'è nessun altro esempio di questo tipo e in giro ce ne sono pochissime. L'altra cosa che mi piace sottolineare è ancora una volta abbiamo dimostrato di cogliere le opportunità perché si è inserito in un progetto europeo fra le due coste, quindi anche con risorse aggiuntive che portano anche a noi un risparmio. Quindi veramente una grande giornata dove la tecnologia, la qualità, la capacità e la ricerca si sono unite per dare una risposta importante al nostro territorio, alla nostra gente. Sono venuto a portare un plauso ad ASET per questa realizzazione che va al di là dell'opera stessa, ma è molto lungimirante per quel che riguarda, diciamo così, questo tipo di approccio all'inquinamento complessivo che esiste purtroppo nei territori. Come Regione Marche cerchiamo di portare avanti questo tipo di percorso, cioè un percorso che veda la collaborazione non di alcuni comuni o alcuni territori, ma di un territorio molto ampio, che sono tutte le regioni che si affacciano sul mare Adriatico, quindi italiane e croate, e che in qualche modo debbano affrontare insieme quello che è un inquinamento che alla fin fine arriva al nostro mare, ma quando arriva al nostro mare vuol dire che prima ha toccato tutti i nostri territori. Continuano i lavori di messa in sicurezza del torrente Genica. Oggi sono stati allestiti i cantieri che interesseranno il tratto compreso fra Loreto e Viale Trieste. I lavori prevedono il rifacimento del parcheggio di Via Tasso, la rimozione degli ostacoli a regolare deflusso delle piante e la riqualificazione dei muri perimetrali in cemento armato.
La catena di fast food McDonald's assume dipendenti su tutto il territorio nazionale. Per quel che riguarda i punti di ristorazione di Pesaro e Fano, si cercano 16 figure professionali di vario genere, un'opportunità di impiego alla quale ci si può candidare attraverso il sito mcdonalds.it. Opportunità di lavoro di genere completamente differente sono invece quelle che si prefigge di creare il nuovo corso universitario di specializzazione all'ingegneria nautica che partirà a settembre nei locali universitari di Pesaro e Palazzo Gradari. La novità è stata annunciata durante la conviviale che il Rotary Club Pesaro ha organizzato martedì all'Hotel Excelsior, ospitando i vertici del cantiere navale Rossini. Il corso, organizzato a Pesaro dall'Università Politecnica delle Marche, sarà a numero chiuso per 50 studenti. Ultimi rintocchi del conto alla rovescia per Passaggi Festival, il grande evento fanese dedicato a saggistica e letteratura che partirà domani con la prima di 8 giornate dell'edizione più ricca di sempre. Tra gli ospiti di quest'anno, ad esempio, anche Cesare Cremonini, Roberto Vecchioni, Piero Pelù e Alessio Boni. Simone Celli quindi ha intervistato il direttore del festival, Giovanni Belfiori. Sempre più lungo, con sempre più ospiti e sempre più di grido. La nona edizione di Passaggi Festival è la più ambiziosa di sempre. Oltre 100 gli eventi in programma dal 18 al 25 giugno in diverse location del centro e del lungomare fanese. Per quello che rappresenta a tutti gli effetti il più grande evento estivo italiano dedicato al libro, patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche, di Coppa Alleanza 3.0 e di altri sponsor privati. È un'edizione estremamente ricca, soprattutto di personaggi dello spettacolo, artisti, cantanti. Perché? Perché evidentemente il periodo di pandemia che ha costretto al blocco del lavoro chi faceva concerti, chi faceva film, li ha, come dire, portati a scrivere. Quindi ciò che prima rappresentavano attraverso la musica, le canzoni, i film, lo hanno fatto attraverso il testo scritto. E non a caso abbiamo Cesare Cremonini, Roberto Vecchioni, Alessio Boni, Marisa Laurito e altri ancora. Un'edizione quindi molto particolare di Passaggi Festival. Non a caso, dicevo, i premi vanno proprio 2 premi su 3 a 2 esponenti del mondo della musica, il premio Passaggi a Roberto Vecchioni e il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini. Quali sono le rassegne in programma? Iniziamo dalla piazza, piazza 20 settembre, la piazza principale di Fano, dove ci sono rassegne, dove c'è una rassegna chiamata appunto Libri in Piazza, che ha un pubblico generalista, sono nomi molto noti, nomi popolari, e qui la saggistica diventa spesso anche biografia, autobiografia, racconto di se stesso. Poi abbiamo il Pincio ha un pubblico più giovane, ci sono 2 rassegne, Fuori Passaggi Music and Social e la rassegna di graphic novel Passaggi fra le nuvole. Alla Chiesa di San Francesco, libri, non dico di nicchia, ma sicuramente libri particolari, per una platea da 100-150 persone, e lì dentro c'è anche la rassegna di poesia Passaggi diversi e anche la rassegna con i narratori e gli scrittori stranieri, anche quest'anno dedicata ai Balcani, con 2 scrittrici serbe e 2 albanesi, tra cui il premio europeo per la letteratura di quest'anno Tom Kuka. E poi la mediateca è il luogo dei bambini, laboratori e presentazioni di libri. Anche al mare noi portiamo libri in 2 modi, in 2 punti, a Bagni Torrette e al Bonbon del Lido di Fano ci sono presentazioni al mattino alle 9:30, buongiorno Passaggi, offriamo il caffè a chi viene alle nostre presentazioni librarie. Ancora bambini ai Giardini Leopardi, sempre in centro storico siamo tornati, con dei laboratori che vanno da venerdì 18 a domenica 20. Questa è più o meno la mappa del festival e tutti gli eventi sono gratuiti. In tutto questo il Pincio ha ormai assunto il ruolo di seconda piazza del festival. Assolutamente sì. Abbiamo iniziato questa prova, chiamiamola così, nel 2019, è cresciuta, è andata bene, abbiamo visto un interesse degli editori, ci propongono
autori e autrici interessanti. Oggi non c'è dubbio, il Pincio ha lo stesso valore di Piazza 20 Settembre. E sempre al Pincio si svolge la rassegna Passaggi tra le nuvole dedicata al fumetto d'autore, tra l'altro una delle prime in presenza per questo specifico settore dopo il lockdown. La rassegna di graphic novel è una rassegna straordinaria, tra l'altro quest'anno avrà un palco tutto suo sempre al Pincio. Al Pincio ci saranno due palchi, per Fuori Passaggi e per le graphic novel. E penso a nomi come Davide Reviati, penso ad Alessandro Baronciani, penso a Tofolo. Sono quelle, come dire, quelle rassegne che danno anche la qualità all'evento complessivo. Qual è il filo conduttore di questa nona edizione? Il tema dell'edizione di quest'anno è d'infinito e provvisorio. Abbiamo ragionato sulla nostra condizione davvero provvisoria durante il periodo del Covid e anche ora purtroppo è stata. La nostra è una condizione di esseri umani, quindi è sempre provvisoria. Però è chiaro che in questi mesi di sofferenza, di malattia, di lutti, l'abbiamo toccata con mano, la nostra provvisorietà. Eppure abbiamo una tensione verso l'infinito e molte volte è il libro che ci dà, come dire, l'illusione o ci dà anche l'aiuto, la consolazione che ci illude di essere infiniti. Abbiamo voluto ragionare su questo e ci sarà una lezio, anzi Nando Dalla Chiesa l'ha chiamato un discorso notturno appunto del presidente del festival Nando Dalla Chiesa, l'ultimo giorno, venerdì 25 dalle 11 di sera a mezzanotte in Piazza 20 Settembre. Nonostante il Covid, Passaggi c'è, quest'anno come lo scorso. Quali saranno le regole da seguire? Consigliamo la prenotazione per gli eventi di Piazza e Pincio, quelli quindi con le platee più numerose. Nelle altre sedi si può entrare senza prenotazione, ma sempre osservando quelle regole, che sono anche regole di buonsenso: il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e soprattutto tenere la mascherina sempre durante gli eventi. Passaggi Festival riesce a crescere di anno in anno, come quantità, come qualità, ma anche come prestigio. Qual è il suo segreto? Ma forse i segreti sono due, se devo dire. Da una parte la flessibilità. Il nostro è un festival flessibile, riesce ad adeguarsi. Potremo andare in qualunque città, in qualunque orario, in qualunque giorno. Abbiamo dei form assolutamente flessibili. E poi il segreto vero è il volontariato. Siamo pieni di giovani che danno una mano e che permettono al festival di crescere. Non solo eventi culturali, ma anche nuovi luoghi della cultura nella provincia di Pesaro Urbino. È il caso di Sant'Angelo in Lizzola, dove la chiesa abbaziale di Sant'Egidio diventerà il museo dedicato alle opere pittoriche di Giovanni Battista Venanzi. Un importante recupero culturale per la città di Vallefoglia che ci viene illustrato in questo prossimo servizio. La chiesa di Sant'Egidio di Sant'Angelo in Lizzola è uno dei luoghi storici e culturali del comune di Vallefoglia più importanti sicuramente, quindi il poter inaugurare sabato 19 alle ore 17 questo museo per noi è motivo di orgoglio. Sono 32 tele complessive che sono all'interno della chiesa e in questo caso sono state recuperate 12 dipinti grazie al contributo della regione, fondi anche del comune, quindi ringraziamo anche il consigliere Biancani per il contributo. E vedremo come gestirlo, insomma, tenere aperto questo museo tramite giovani del posto, la Proloco, eccetera. E va a chiudere un cerchio, un anello con altri luoghi storici del comune. I nostri borghi sono importanti, Sant'Angelo in Lizzola in primis, con la Fonte dei Poeti, la chiesa di Sant'Egidio, oltre che col bordo il museo Giovanni Santi, Montefabbri, conosciuta come uno dei borghi più belli d'Italia. Diventa una presenza, diciamo, culturale in uno dei centri più importanti, perché Sant'Angelo in Lizzola è la patria di Giovanni Branca, di Giulio Perticari, di Terenzo Mamiani, Costanza Monti, e quindi grazie a questo accordo con la famiglia Cacciaguerra possiamo inaugurare anche un museo che è dentro quella chiesa, in una parte della chiesa, e che si possono vedere nel loro splendore tante di quelle opere d'arte importanti di un pittore molto noto come Venanzi. Volevo ringraziare mio babbo Giancarlo Cacciaguerra, che è venuto a mancare qualche giorno fa, che ha permesso tutto quanto. Purtroppo non è potuto essere presente, ma noi ce l'abbiamo nel cuore e sappiamo quanto lui ci teneva a questa inaugurazione.
e in questi ultimi 30 anni ha dedicato tantissimo tempo, energie fisiche ed economiche alla possibilità di inaugurare questo luogo. Ricordiamoci che la Chiesa fino al 1945 non ha avuto la possibilità di essere, cioè, rimasta bombardata, eccetera. Poi dopo, nel 1990, mio babbo è ritornato da Roma e ha avuto la possibilità di prendere in mano questo luogo e farlo diventare quello che adesso sarà ed è il museo di Giovanni Battista Venanzi, questo pittore molto importante della storia di Pesaro, dove nasce e muore sempre a Pesaro, dove ci sarà un importante patrimonio che, grazie alla collaborazione della città di Valifoglia, del sindaco Uccielli e di tutta la provincia, ha potuto nascere e dare la possibilità a tante persone di visitare questo luogo, che deve essere un luogo dove le persone vengano e attingano quella cultura che è giusto che sia patrimonio di tutti. E chiudiamo questa edizione con lo sport. Per chi ci segue in questa prima edizione delle 19:40, vi ricordiamo che questa sera alle 20:30 scenderà in campo al Palanino Pizza Little Service contro l'Eboli e si giocherà gara 1 delle semifinali. Ve ne parleremo quindi approfonditamente nell'edizione di domani sera, mentre questa sera ci occupiamo e parliamo di pentathlon, una disciplina in cui dopo 20 anni Pesaro torna ad avere un'atleta convocata in nazionale. È la giovanissima Nicola Sozzi della società pesarese ASD Futura. Andiamo a conoscerla in questo nostro approfondimento. Qualche giorno fa, al ritorno da un trofeo dal campionato italiano junior, abbiamo ricevuto da Andrea Valentini la convocazione di Nicola Sozzi, classe 2003, un atleta che viene dal nuoto agonistico, dalla Vissauro Nuoto, e si è approcciata neanche un anno e mezzo fa al pentathlon agonistico. E abbiamo avuto questa bellissima soddisfazione di ricevere la prima convocazione dagli anni 2000, per cui sono tantissimi anni che non abbiamo una convocazione di un atleta, soprattutto femminile, a Pesaro per la nazionale azzurra. Questa ragazza, che è una ragazza molto dotata, venendo dal nuoto agonistico, ovviamente ha un ottimo nuoto, e poi abbiamo costruito tutte le altre discipline che sono la scherma, il laser run, e comunque è stata una soddisfazione enorme per la SD Futura ricevere questa convocazione. La convocazione è stata fatta inizialmente per il campionato del mondo, ma il nostro tecnico Michele Ravaglia ha ritenuto Nicola ancora troppo giovane e ancora poco preparata per fare questo campionato, e per cui ci hanno proposto di fare questa gara che si chiama Open Competition di Berna. È una gara internazionale, comunque molto importante, e che dà la possibilità a Nicola di farsi esperienza sul campo prima di intraprendere quell'altro tipo di strada. E il pentathlon oggi, con questa convocazione, riceve una grandissima soddisfazione. Erano anni che non c'era Pesaro, per cui insomma siamo molto molto soddisfatti. Volevo anche dire, aggiungere, che comunque a questa gara di Berna è stato convocato anche il tecnico Michele Ravagli, che è il nostro tecnico coordinatore della SD Futura, ex pentatleta, ex Fiamme Azzurre, e per cui magari chiamo Michele a venire a fare due parole, così ci racconta un po' la sua storia da pentatleta. Sì, io ho fatto pentathlon ad alto livello e quindi ho fatto parte sia del corpo delle Fiamme Azzurre, con cui abbiamo vinto il primo titolo italiano a squadre, ancora ricordo, della storia delle Fiamme Azzurre, quindi polizia penitenziaria, e ho fatto parte della nazionale italiana. Quindi questo è il mio passato da sportivo. Ho smesso in età abbastanza giovane per situazioni personali, e quindi sono uscito dal pentathlon moderno per oltre 20 anni, 23 anni, e dopo uno stalking pazzesco da parte di Adriana sono rientrato come tecnico della SD Futura. E quindi questo è un po' il mio mondo. Io faccio il preparatore atletico di professione, sono un professionista dello sport, perché ritengo che lo sport non vada proposto per sport, ma noi lavoriamo con le emozioni, con i fisici, con le strutture degli atleti, con gli investimenti delle famiglie, con gli impegni di tutto il contorno e del pacing che si muove intorno all'atleta. Quindi è una cosa seria e va fatta da professionisti. Quindi io ringrazio Adriana per la fiducia, ringrazio tutti gli atleti che si mettono e si affidano alle quelle che possono essere le mie competenze, ma non sono io a doverle valutare, però insomma è un enorme piacere fare qualcosa per gli atleti e non solo con gli atleti.
Che atleta è Nicola Sozzi? Bella domanda. Nicola Sozzi è una figata di atleta. È un'atleta eclettica per scoperta. Lei ha precedentemente detto che veniva da una disciplina anche abbastanza settaria, no? Il nuoto ci dà pochi spazi di manovra perché è abbastanza vincolante, quindi passare da una disciplina così complessa a livello proprio di spazi di manovra mentali a una disciplina eclettica come il pentathlon moderno non è decisamente facile e non è un passo che viene in modo naturale, bisogna costruirlo. Nicola ha dimostrato invece di essere capace di farlo in tempi assolutamente brevi. Il pentathlon è una specialità che permette all'atleta di maturare in un'età anagrafica anche avanzata, soprattutto in un'età anagrafica in cui c'è un completo sviluppo. E lei, nonostante ancora sia giovanissima e con un'esperienza altrettanto breve, è riuscita a fare passi da gigante in breve tempo. Nicola, cosa hai pensato quando è arrivata la notizia della convocazione? Ero molto incredula, stupefatta ancora, sinceramente non ci credo molto, devo realizzare tutto, ero molto felice, contenta, entusiasta e soddisfatta molto del mio percorso svolto, anche se appena iniziato. Con che spirito approccia questo appuntamento di Berna? La vivo come esperienza da fare, sono molto felice di andare a fare questa gara e non vedo l'ora anche di mostrare quello che devo fare e di farmi nuove esperienze. Per quella che è stata invece la tua esperienza finora, che cosa ti ha spinto ad avvicinarti ad una disciplina come il pentathlon? Io vengo dal nuoto, quindi ero anche un po' avanti, cioè ero un po' più, diciamo, tra virgolette, facilitata, però dovevo costruire ancora 3-4 discipline che non avevo mai fatto e è stato abbastanza complicato. E attraverso conoscenze così mi sono buttata, ho detto perché non ci proviamo, alla fine mi sono trovata molto bene, sia con i compagni che con gli allenatori, ho trovato come una seconda famiglia. Uno sport così multidisciplinare, quanto carico di allenamento comporta a livello quotidiano, settimanale? Comporta tantissimo allenamento, a volte anche arrivare a fare 3 sport in un giorno solo, anche svegliarsi la mattina presto e fare potenziamento, per poi fare altri 2-3 sport al pomeriggio è abbastanza tosto, e soprattutto per chi prima era abituato a fare solo 2 ore di allenamento al giorno. E allora davvero complimenti a Nicola, mi raccomando, porta alto il nome di Pesaro, della nostra provincia, della nostra regione in queste prossime gare che affronterai. È finita qui la nostra edizione del telegiornale, ma prima vi andiamo a raccontare quella che è la serata di questa sera alle 21.15, infatti vedrete un bellissimo speciale dedicato ai 60 anni del camping Panorama. Tutto rinnovato, tanti servizi, luogo meraviglioso. Vi consigliamo di vedere questo approfondimento per così cogliere anche l'occasione, una possibilità di godervi un piccolo weekend oppure anche semplicemente una bella giornata da passare al camping Panorama. E poi vi ricordo anche il nostro appuntamento con il fitness, perché Rossini TV ormai da diversi anni porta avanti la filosofia dello stare bene, di allenarsi anche da casa, e quindi vi proponiamo come sempre domani e venerdì alle 9.30 e alle 17.30 Fix Fit, l'allenamento da casa. E poi per domani nel pomeriggio, come ogni venerdì, vi proponiamo la lettura e il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco Di Giorgio. L'appuntamento è alle 17.30 per domani, sabato alle 10.30 e alle 16, domenica alle 8 e alle 11. E come sempre l'appuntamento, il prossimo appuntamento con l'informazione su Rossini TV torna domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.